Ciao Massimo, buonasera a te, un saluto a Gianluca Colonnello, naturalmente agli amici che ci guardano in diretta da casa e complimenti a Giovanni Bucaro. Inizia grazie. Con un successo la sua avventura, chiamiamola così, sulla panchina del Pescara con pieni poteri. Successo le chiedo subito, che la rende contento per quanto visto nell'arco dei 90 minuti? Sì, prima cosa buonasera a tutti, mi rende contento perché io già avevo parlato ieri in conferenza, sapevo che sarebbe stata una partita difficile, ma non tanto né per l'avversario né per noi, venivamo da tre sconfitte pesanti. E i ragazzi ne risentono in questa situazione, quindi non eravamo liberi di poter fare il gioco nostro, però la squadra ha saputo soffrire, quella è la cosa che mi è piaciuta di più. È normale che non siamo questi perché la squadra può fare molto di più anche a livello di gioco, ma oggi la partita era così perché dopo tre sconfitte di fila non è mai facile giocare liberi di testa e giocare un calcio che si vuole fare. Io volevo fare una considerazione tattica perché lei ieri in conferenza ha detto una frase chiara e precisa: Zeman è inimitabile, qualcosa di mio porterò. Le faccio due accorgimenti suoi della partita di oggi. Intanto, quando Floriani saliva Milani restava bloccato e viceversa. Quando saliva a sinistra Floriani restava bloccato a destra, e poi nella fase di non possesso sia Cangiano da un lato sia Merola dall'altro andavano a stringersi molto vicino ai due terzini. Ma sì, dovevamo fare così perché loro erano molto abili nel palleggio, rischiavamo poi di essere presi in mezzo come è successo i primi 5 minuti, quindi abbiamo abbassato un po' gli esterni, abbiamo alzato un po' le mezzali sui loro mediani. È normale che dovevamo cercare anche di giocare un pochettino più coperti, dopo che prendi 10 gol in 3 partite devi avere anche un minimo di rispetto per gli avversari e cercare pure di non prendere gol come è successo. Le chiedo un'ultima cosa prima delle domande da studio. Guardando la partita di questa sera, dove vuole vedere un Pescara migliore? Dove cercherà nelle prossime settimane di migliorare nella qualità dello sviluppo del gioco? Ma sicuramente noi abbiamo avuto 7-8 occasioni di situazioni che eravamo ripartiti, potevamo andare meglio, potevamo ragionare di più, siamo andati un po' da soli, ma avevamo la palla da giocare ai compagni in avanti, di muovere l'avversario, ma questo non è riuscito perché eravamo tutti fin troppo vogliosi di fare il risultato, questo ci ha un po' condizionato poi nelle scelte di gioco. Però, come ho detto prima, questa è una squadra che ha nelle corde il gioco grazie al mister Zeman. Oggi era una partita difficile per tanti vari aspetti e dobbiamo sicuramente migliorare, i ragazzi lo sanno, miglioreranno, però l'importante oggi era vincere, l'abbiamo fatto anche con merito secondo me. Studio per una domanda al tecnico Bucaro. Sì, e poi una considerazione veloce, intanto la domanda di Gianluca Colonnello. Ciao Giovanni, complimenti per la vittoria, per quest'inizio. Grazie. Grazie. Anche perché, l'hai detto anche te, dopo questi ultimi risultati pesanti siete stati più attenti, hai messo bene, secondo me, la squadra in campo e quindi ci sono stati meno errori, tranne un paio di situazioni, una all'inizio e un altro dove hanno avuto un paio di occasioni da gol. Però secondo me ti volevo chiedere se diciamo questi accorgimenti li manterrai, perché so che nelle corde avete gioco, perché avete sempre provato a giocare con mister Zeman. Tu hai apportato questa, diciamo, tra virgolette, più sicurezza diciamo di squadra, perché non avete prestato alto sulla tre quarti. Continuerai così, perché tu mi insegni che anche in Serie C bisogna anche fare così. Sì, no, non c'è dubbio, è normale che ogni partita, ogni avversario si può cambiare qualcosa. Oggi sapevamo che comunque loro giocano molto sul palleggio da dietro, addirittura mettono un giocatore come Cooker centrale di difesa, che nella sua carriera ha sempre fatto il mediano, il metodista, perché vogliono comunque attirarti per poi trovarti la superiorità in avanti. Noi siamo stati più in attesa, oggi era questa la partita che dovevamo fare, però come ho detto prima questa squadra ha nelle corde il gioco, non possiamo perdere quello che il mister ci ha insegnato a tutti noi e quindi dobbiamo subito resettare questa vittoria che è stata, diciamo, sofferta. Mi è piaciuto perché i ragazzi hanno saputo soffrire, ma noi possiamo e dobbiamo fare di più. Dico solo una cosa velocissima, sì. E poi lasciamo il tecnico Bucaro. Posso fare una considerazione? Un commento sull'ambiente, faccio solo un commento sull'ambiente surreale e le contestazioni mirate al presidente e al suo commento.
No, io l'ho detto ieri, mi auguro che la gente possa un po' aiutare questi ragazzi, poi le contestazioni che possono essere rivolte a me, al presidente, quelle non le posso commentare, ognuno è libero di fare quello che vuole, se posso chiedere solo un piccolo sforzo al momento, se possono aiutare i ragazzi in campo. Veloce Massimo con la considerazione, sì, che dobbiamo perché, lasciare Bucaro. Velocemente, perché io ho notato una cosa molto interessante, riguarda proprio Cangiano che in fase di non possesso, dimmi se sbaglio, praticamente si abbassava fare in realtà più il quarto di centrocampo a sinistra con Tuniov che andava quasi a uomo nel centrocampista che gravitava nella sua zona. Ma sì, l'avevamo preparata così perché sapevamo che loro giocavano questo palleggio per farti fuori, sapevamo che i due mediani loro giocavano tanti palloni, avevamo le mezzali su di loro a uomo, è normale che i nostri esterni d'attacchi si dovevano abbassare leggermente.